Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Scusate il ritardo, ma vabbè, intanto mi ero scordato l'acqua ghiacciata, cosa assolutamente fondamentale. In seconda battuta ho cambiato telefono, stavo provando in tutti i modi, giuro tutti, dal primo all'ultimo, a collegarlo come videocamera, come facevo con l'altro, ma apparentemente ho il mondo contro, quindi facciamo questa configurazione di emergenza dove uso la fantastica webcam del PC che secondo me ha una risoluzione che rasenta, non lo so, i 300p, 400p, giù di lì, ma tanto sono piccolo e non si vede. Quindi, che dire, Bitcoin è sempre lì che accumula, è lì che si schiaccia, non fa più notizia perché effettivamente stiamo tutti aspettando il nuovo all time high, ma non sembra essere ancora il momento. Ma nel frattempo c'è veramente tanto di cui parlare. In particolare oggi vi anticipo le domande, so già che me lo chiederete tutti, quindi dedichiamo una decina di minuti alle aste parachain di Polkadot su Binance che sono arrivate oggi stesso, guarda caso ieri ho fatto il video e oggi, giusto per rendermelo obsoleto al giorno 1, il buon vecchio CZ ha detto tac, rilasciamole noi le nostre aste di parachain. Mi sarebbe piaciuto spiegarvelo nel video stesso, ma adesso non è che sto a fare un video a parte per questo, anche perché integriamo per l'appunto nella live e spieghiamo quei dettagli in più che c'è da sapere. E poi un po' di notizie bullish, tipo che arriva Kronos, tipo le strategie di Abracadabra con Terra e cose di questo tipo. A proposito di Terra, visto che mi chiedevate di Nexus, che non erano ancora iniziate le distribuzioni delle reward in PSI, dovrebbero essere iniziate oggi, se non sbaglio. Io ho iniziato a vederli, quindi non so voi, ditemi magari come vi state trovando. Per me adesso sembra che funzioni tutto regolarmente. Finalmente. E basta, quindi solito format anche oggi, andiamo a dare un'occhiata alle notizie, andiamo a dare un'occhiata alle vostre domande. Mi raccomando, sfogatevi per bene perché venerdì non ci sarò, sono a Lisbona alla conferenza di Cosmos, non vedo l'ora di assorbire un po' di informazioni dagli speaker, ci sarà un sacco di gente interessante, poi vi farò sapere perché poi quando torno e quando sarò live vi racconterò un po' com'è andata. Nel frattempo chiaramente seguitemi anche sugli altri canali che magari qualche chicca ve la condivido. E quindi ripeto, bombardatemi di domande oggi, approfittatene perché vi do il grosso dello spazio. Riguardo alle notizie, facciamo molto in fretta, facciamo una cosa estremamente rapida, quindi partiamo con lo staking di Polkadot. Anche oggi sono in versione intellettuale, non so se avete notato, versione pigiama in realtà più che intellettuale, diciamo la verità. Aste di parachain di Polkadot su Binance, come funziona? Che differenza c'è rispetto alle aste tradizionali, quindi quelle che abbiamo visto ieri? Allora, vediamo se il mio faccione è troppo grosso e poi non mi vedete, direi di no, direi che va bene. Quindi, oggi è comparsa una nuova pagina su Binance, questa qua, .slot, che in realtà potete trovare anche da, io l'ho trovata da Finance, Binance Earn. Io sono loggato, quindi considerate una partenza da account loggato, e vedete che qui compare dot slot auction come prima scelta nel Binance Earn, ecco, qua e anche qua sotto. Se cliccate go to dot slot auction vi rimanda direttamente su questa pagina, e lo stesso se qua cliccate su vote. Quindi arriviamo sempre a finire qui. Cosa ci dice questa pagina? Ci dice che le aste di parachain su Binance funzionano con questi 4 step. È molto semplice il concetto. Allora, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, vi consiglio innanzitutto di dare un occhio al video che ho fatto ieri dove spiego che cos'è una parachain, che cos'è un'asta di parachain, qual è il suo obiettivo, il suo scopo, come funziona a grandi linee. Abbiamo visto come partecipare in maniera normale, quindi col proprio wallet Polkadot che ha la sua estensione browser, c'è la whitelist, c'è giusto il procedimento da seguire a seconda
seconda poi della singola parachain che ha i suoi requisiti. Su Binance c'è una versione estremamente semplificata e anche, devo ammettere, vantaggiosa. Per quale motivo? Beh, semplificata perché l'interfaccia è Binance, quindi ci si muove da lì, non c'è da familiarizzare con Polkadot.js, che è il wallet estensione browser per Polkadot, per interagire con Polkadot, non c'è da fare tutto il discorso della waitlist, non c'è da seguire ogni singolo progetto e vedere che cosa richiede e quant'altro. Però di contro, vabbè, si centralizza un po' il tutto su Binance, che sappiamo non è l'ideale da un punto di vista proprio di, come dire, massimalismo della decentralizzazione. Però sapete, c'è il solito trade-off tra comodità e decentralizzazione. Comunque, al di là di questi discorsi filosofici, andiamo a vedere come funziona. Allora, qua sotto vedete abbiamo un elenco dei progetti che al momento non ancora in realtà, che saranno disponibili a partire da domani. Questo mi pare che faccia parte dei primi lotti di aste di Parachain, a partire da domani per poter partecipare. Partecipare vuol dire allocare dei DOT, ok? Quindi non potete andare ad allocare Bitcoin, USDT, altro, solo DOT, perché le aste di Parachain funzionano in questo modo. I progetti che vogliono partecipare all'asta per cercare di vincere lo slot di Parachain devono prendere una quantità di DOT più alta possibile e impegnarla nell'asta. Il vincitore sarà quello che nel momento di estrazione, durante l'asta, avrà un maggior numero di DOT impegnati, allocati per quello scopo. Quindi ci sono due possibili esiti per questi progetti: vittoria dell'asta, non vittoria dell'asta, e chiaramente cambia anche per noi che contribuiamo. Il nostro contributo ha lo scopo di aiutare questi progetti a vincere le aste. Loro dicono: bene, più DOT abbiamo e meglio è, quindi chiediamo l'aiuto del pubblico, più gente partecipa più siamo contenti. Li incentiviamo distribuendo i nostri token, quindi se tu dai a me i tuoi DOT, che in realtà è un prestito, come vedremo tra poco, non una spesa, mi fai molto contento, mi fai un grosso favore, io in cambio ti do i miei token, ok? Quindi è un win-win. Però c'è un però, come vi dicevo, l'asta Parachain nel caso di vittoria va a allocare quello slot al vincitore per 2 anni, il che vuol dire che i nostri DOT sono in prestito per 2 anni, quindi è riservato, diciamo, come operatività a chi crede in questo ecosistema, chi investe in questo ecosistema sul lungo termine. Ovviamente se sono uno speculatore non è che vado a impegnare i miei DOT per 2 anni, è un po' come lo staking di Ethereum 2.0. Io non è che dico: sa, ho degli Ether liberi lì, vado a fare il validatore e li vincolo, perché col validatore di fatto sono vincolati lì fino all'ultima fase di Ethereum 2.0. Perché ho fatto il paragone con Ethereum 2.0? Perché la soluzione proposta da Binance per le aste Parachain è simile, sotto certi versi, a quella che propone per lo staking su Ethereum 2.0. In particolare, nel caso in cui il progetto in questione dovesse vincere l'asta, e per progetto in questione intendo quello a cui noi abbiamo allocato i nostri DOT rimangono lì, rimangono bloccati. Ma Binance ci dà i BDOT, che sono la versione liquida, esempio BET per Ethereum 2.0, tradabile a mercato e con cui ci si può fare cose. Mi immagino ci sarà il pool su PancakeSwap, saranno scambiabili con la coppia BDOT-DOT e quindi è una forma liquida, ecco, di partecipazione alle parachain e mi piace molto come idea. Nota bene che non per forza i BDOT saranno prezzati uno a uno con i DOT, perché se voi andate a vedere adesso, per esempio, andiamo a vedere un attimo BET quanto è prezzato, se andiamo sulla coppia BET-ET vedete che sta a 0,93. Questo perché domanda e offerta, quindi nessuno mi dice che per forza di cose un BDOT varrà un DOT. Quindi fate attenzione a questa cosa, non è che avrete lo stesso numero di DOT che avevate prima. Ci potrebbe essere questa sconvenienza. Però cosa c'è in più? C'è che ricevete i token della Parachain e avete i vostri DOT immediatamente liquidi, senza dover aspettare 2 anni.
E quindi questa è la prima cosa. Alla fine, chiaramente, alla scadenza del lease period, si chiama il periodo di affitto della parachain, se la parachain in questione ha vinto l'asta, verranno sbloccati i DOT e quindi si potrà fare il redeem tra BDOT e DOT. Quindi sempre con una logica simile a quella di BET. Non è la sola differenza, perché l'altra differenza è che prima dell'inizio delle aste ci sarà questo warm-up period, ovvero un periodo della durata di 7 giorni durante i quali noi possiamo già preallocare i nostri DOT al progetto o i progetti in questione e seppure l'asta non è, sebbene l'asta non sia ancora iniziata, noi abbiamo già dato il nostro potere di voto, chiamiamolo, la nostra delega di DOT al progetto in questione e in cambio riceviamo questo warm up bonus. Che cos'è? È un bonus che non va a sostituire il guadagno che si ha in token da parte direttamente della parachain perché l'andiamo a sostenere, ma è un in più che il team della parachain in questione ha dato a Binance dicendo guarda, dai pure questo durante il warm-up period, così chiaramente il progetto in questione è più contento perché prealloca fondi ancora prima dell'inizio dell'asta. Abbiamo visto ieri come funziona l'asta, quindi è importante coprire tutto il periodo di durata dell'asta con più fondi possibile, cioè prima si arriva e meglio è, più probabilità c'è di portarsela a casa. E quindi questo è lo scopo dell'incentivo. Questo incentivo non si sa quanto frutterà in termini di APY, qui c'è una stima ancora non nota, perché funziona un po' come i launch pool. Ad esempio Moonbeam distribuisce il token della sua sorella minore, chiamiamola Moonriver, che è quella su Kusama, il cui prezzo è già noto, però non è noto quanto volume di DOT ci sarà allocato qui dentro. Ci sono a disposizione 2750 MOVR in questo pool, chiamiamolo. Se ci sono 10.000 DOT o 1.000.000 di DOT, chiaramente l'APY cambierà. Perché se ci sono 1.000.000 di DOT, questi 2750 andranno distribuiti tra tutti i provider dei DOT in quella settimana lì. Mentre se ci sono meno DOT, vengono distribuiti su meno persone e l'APY aumenta. Una logica simile, dicevo, a quella del launch pool. Quindi selezionate con cautela e soprattutto con un'analisi accurata, non buttate a caso i vostri DOT se volete partecipare alle aste, perché è un commitment, quindi cioè noi stiamo investendo su questi progetti che poi in cambio ci daranno con un tasso che talvolta è già rivelato, talvolta non ancora, verrà rivelato nei prossimi giorni. Ad esempio Parallel dà per ogni DOT che viene committed, che viene versato, prestato, ci dà 25 para. Questi invece devono ancora essere comunicati. Comunque, ecco, l'obiettivo è investire in questo specifico progetto. Quindi mi raccomando di non scegliere a caso e di farlo con cautela e con raziocinio. Per quanto riguarda il bonus, c'è da fare il claim, ho visto, giornalmente, mi pare, o quando si vuole, però bisogna ricordarsi di fare il claim, mentre le reward del lease della parachain dovrebbero venire distribuite in maniera automatica. Credo di aver detto tutto, fatemi riflettere un secondo. Mi pare proprio di sì. E ripeto, quando, ecco, qua poi parte l'asta, viene distribuita alla fine della, cioè quando si vince, se il progetto in questione vince l'asta, distribuisce, inizia a distribuire le ricompense ai partecipanti e poi quando finisce l'asta, quindi si decide il vincitore, e si lockano i DOT nel caso in cui la parachain in questione abbia vinto e dentro 45 giorni Binance distribuirà i famosi BDOT. Questo è un po' il suo funzionamento, detto in parole povere. Se la parachain in questione non vince l'asta, sblocca immediatamente i DOT e non ci poniamo nemmeno il dubbio e la domanda. Questo è quanto, quindi spero di avervi dato una panoramica utile. Se avete altre domande, come sempre, fatele perché è una dinamica utile da capire. Andiamo avanti, sempre rimanendo nel mondo Binance, vi butto lì qualche notizia che magari vi fa venire voglia di approfondire. Un investimento da parte di Binance Labs in questo Star Sharks,
non so cosa, cioè, sono andato a cercarlo, ma ho trovato molto poco, un metaverso di squali. Ho detto, cos'è sta cosa qui, un giochino? E boh, apparentemente ci ha investito Binance Labs, quindi io lo sto seguendo, giusto per curiosità, e ve lo volevo soltanto condividere con un team di performer da Google e Binance pure. Vabbè, ve lo metto lì perché di solito chi ha ricevuto investimenti da Binance Labs storicamente ha fatto parlare di sé. Poi, cos'altro vi volevo dire? Allora, The Sandbox ha raccolto 93 milioni di dollari di investimento pure lei, quindi abbiamo capito il trend di questo periodo, dai. Metaversi, gaming, NFT sono un po' ciò che fa parlare di più di sé. Quanto durerà? Non durerà? Io penso che durerà, perché con la notizia di Zuckerberg, con la notizia di Meta e un po' tutti gli interessi e i riflettori puntati su questo settore, caspita, il metaverso è un tema estremamente caro a chi opera in cripto e ai developer cripto, perché cosa meglio della tokenizzazione si può andare a integrare in un metaverso, e quindi credo che questo sarà il suo assoluto momento. Quindi sul pezzissimo, ecco, se non avete seguito i miei tweet, il mio shitposting su Twitter di questi giorni, vi condivido che potete ancora entro stasera partecipare al giveaway del fantastico merchandising di FTX che FTX mette a disposizione. Come si fa a partecipare? Le regole sono in questo tweet, quindi like e retweet commentando dicendo dovrei vincere lo swag pack di FTX perché, e essere convincenti, quindi fatemi sorridere, dite qualcosa di, insomma, di convincente, dai, sapete qual è lo stile di questi giochini. Dovete seguire la community italiana di FTX su Telegram, perché altrimenti non vale, siete brutti e cattivi e FTX mi sgrida se non ve lo dico. Quindi io vi condivido il link del tweet e adesso possiamo assolutamente andare avanti. Ma se vendo tutti, io sto intanto do un'occhiata alle vostre domande, se vendo tutti i miei BDOT prima della scadenza dei 2 anni cosa succede? Le reward comunque le ricevo? Sì, tu le ricevi comunque, tu puoi fare quello che vuoi, però chiaramente alla fine non ti sbloccano i DOT. Se tu hai i tuoi BDOT alla fine recuperi i tuoi DOT in rapporto 1-1, se vendi i tuoi BDOT magari li vendi a 0,9 e alla fine non hai più i DOT. Andiamo avanti con le ultimissime notizie. Kronos Chain in arrivo tra ormai 5 giorni, oserei dire, perché era 7 giorni, 2 giorni fa, e quindi super gasato, non vedo l'ora, ve l'avevo già detto secondo me, quindi vabbè. Ecco, l'ultima cosa, questa mi gasa veramente parecchio, la strategia UST di Abracadabra è quasi pronta. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è ancora, ma che ormai dovrebbe essere questione di giorni. Questa strategia è fatta in questo modo. Quindi l'utente va a depositare UST nel calderone, si chiama, che sono quei vault di Abracadabra, non so se avete presente, ormai spero di sì. Questo calderone utilizza quella che si chiama Degen Box, che è uno smart contract di Abracadabra, che è un fork di Bento Box di SushiSwap. Bento Box è uno smart contract che va a fare operazioni finalizzate, diciamo, all'operatività in leva, ve la semplifico. Degen Box è assolutamente sotto steroidi, è Bento Box sotto steroidi, e quello che fa è creare dei loop. In particolare con UST viene fatto questo: l'utente, questa rana, deposita UST nel calderone. Il calderone viene utilizzato all'85%, il 15% rimane nel calderone per problemi di liquidità, così se uno vuol prelevare non ha problemi, cioè si tiene sempre un po' di liquidità nel calderone. L'85% vengono brigiati su terra. Su terra vengono messi su Anchor, diventano AUST che rendono il 19,5%. Gli AUST vengono ribrigiati su Ethereum, messi dentro al Degen Box che va a fare mining di MIM viene cambiato in UST e il loop si ripete e si ripete e si ripete fino a un massimo di leva, se non erro, di 10 per. Anche Siri è impazzita, avete visto? Quindi questa cosa l'ha scioccato completamente. E la cosa è molto interessante perché stiamo parlando di una stablecoin che ad ogni loop va a fare un rendimento del 19,5% con l'85% della liquidità e col rischio di liquidazione nel caso di perdita del peg di UST. Però
anche leggera, attenzione, perché più si va a luppare e più il rischio è concreto. Però è un modo per ottenere un rendimento veramente folle su UST che non ti viene dato da nessun'altra parte. Quindi io sono curioso di vedere poi i numeri effettivi di questa strategia una volta che uscirà in produzione. E quindi vediamo, ve lo condividerò chiaramente, ma nel frattempo vi faccio il teaser. Poi, adesso BTC nel frattempo vediamo come si comporta e io passo la parola a voi. È il vostro momento, è il vostro momento. Siri è impazzita anche al mio telefono. Ecco, adesso ogni volta che lo devo disattivarla, devo ricordarmi. Allora, vediamo un po' di domande prima sulle aste di DOT, così poi andiamo avanti. Allora, qualcuno, ecco, adesso questo voglio fare una puntualizzazione su questa cosa qua. Qualcuno ha sentito mai parlare di Royal Q, il bot automatico? Io vi dico la mia opinione, a me puzza da fare paura questa cosa. E vi spiego anche perché. Perché ci sono delle logiche di multi-level marketing folli, quindi veramente una piramide gigante. In questo caso il bot dice che dovrebbe fare copy trading e robe del genere, quindi uno dice ma non è rischioso, perché non è come gli altri Ponzi dove devo depositare e loro mi danno il triplo o il quadruplo. Ma sapete qual è il rischio? Cioè voi state dando le vostre API dell'exchange a uno scam bot, presumo, e questo scam bot può in qualsiasi momento coordinarsi e fare dei trade su alcune shitcoin. Esempio, loro, chi organizza questo scam, compra una shitcoin senza volumi a prezzi bassi. Poi cosa fa? Triggera tutti insieme, tutti i malcapitati che hanno installato lo scam bot, e gli fa comprare in maniera sincrona questa shitcoin, la fa pompare di prezzo e poi lui dumpa. E cosa succede? Lui guadagna, voi perdete, alla fine è sempre lì che si va a finire. Quindi veramente non pensate che solo perché i vostri fondi rimangono su Binance allora non c'è rischio, perché il rischio c'è. E quando si spinge così tanto sul multilevel marketing, bandiera rossa scarlatta sempre presente. Poi, pump in diretta di Bitcoin, urca, bellissimo, speriamo, vai Bitcoin, spingi come solo tu sai fare. Poi andiamo avanti, aspettate che volevo cercare le domande su DOT. Ho visto il tuo post su Telegram, ha ancora senso usare Kraken per le parachain visto il BDOT? Kraken pensi farà qualcosa? Guarda, io credo che a sto giro Binance la vince. Perché quando fa qualcosa Binance è difficile che qualcuno riesca a farla meglio. E poi c'è anche il bonus di warm up, quindi ripeto, secondo me ci sta. Luca, parlaci di Mindlayer o ti odierò per sempre. Qua mi sa che mi tocca fare il video, perché ieri io vi ho dato giusto sto teaser, no, di Mindlayer, che è un progetto che mi è capitato di vedere ieri, perché stavo guardando ho visto un video sulla DeFi su Bitcoin e allora ho detto ma andiamo a cercare. Al tempo vi parlai, non so se vi ricordate, di Sovereign, che anche quello mi era piaciuto molto e ci ero entrato, ve l'avevo condiviso, e allora ho cercato un po' i progetti attualmente esistenti e sono capitato in questo Mindlayer, che mi sembrava un po' diverso dal solito. Cioè non è il classico EVM su una sidechain Bitcoin o su un layer 2, ma è un'implementazione diversa, non è Turing complete, insomma ha delle caratteristiche che mi hanno spinto ad approfondirlo. Ve l'ho condiviso su Telegram e siete impazziti, mi avete scritto 500 messaggi minimo, e allora ve ne parlerò, state tranquilli che ve ne parlerò, avete la mia parola. Nel frattempo seguite i loro canali ufficiali, perché insomma lì avete le informazioni, tutte le informazioni del caso. Poi tanto è un progetto a lungo termine, non è che c'è da affiondarsi dentro dall'oggi al domani. Allora, profilo speculativo, meglio Atlas o Polis o entrambi? Tra tutti e due immagino siano ipercorrelati, secondo me non cambia molto. I BDOT non te li danno subito, ma dopo 45 giorni, massimo 45 giorni, c'è scritto. Quindi mi aspetto di sì. Che ne pensi di AI marketing? Mi sembra un altro Ponzi, sinceramente. Io quando ho anche l'1% di dubbio che una cosa sia Ponzi, per me è Ponzi, quindi lasciamola pure lì dov'è, assolutamente. Lì c'è molto più dell'1% di dubbio. Tra l'altro,
Uno dei, adesso qui dico una cosa, uno dei criteri che utilizzo per capire se una cosa è scam o no, io ci sono alcuni canali che purtroppo promuovono praticamente solo sti Ponzi, e quindi quando li vedo sui loro canali dico tac il nuovo Ponzi, tac un altro. Puntualmente, ragazzi, è incredibile che ci sia gente che li continua a seguire e non fa niente per ostacolarli, ma ci sono dei canali YouTube, Telegram, community, eccetera, che promuovono solo Ponzi. Incredibile, incredibile, folle tutto ciò. Perché allocare i miei DOT per 2 anni quando posso metterli in staking al 15% con i validatori? Hai colto nel segno, quello è il costo principale, l'opportunity cost. L'opportunity cost di perdere lo staking anziché ottenere i token della parachain in questione. È esattamente quello il punto. Quindi devi scegliere, devi voler investire, ecco, è per questo che c'è l'ottica di lungo termine. Tu devi voler investire in DOT perché sei obbligato a holdare i DOT. Non hai lo staking, quindi hai l'opportunity cost, quindi anche indirettamente, anche se li vuoi dumpare il prima possibile, nei progetti in questione. Nexus Protocol conviene? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, rendono meglio le reward su Akala o su Binance? Dovrebbero rendere uguale. Dovrebbero rendere assolutamente uguale perché Binance ho letto che non trattiene nessuna fee. Quindi direi che confermatemelo nel caso, ma dovrebbe rendere uguale. Ma se vendo tutti, questa l'abbiamo già letta, mettendo gli AUST sul Ledger si continua a guadagnare interesse? Gli AUST sono assolutamente interest bearing, si chiamano, quindi se tu possiedi AUST il loro valore cresce nel tempo, non è che ti aumentano in quantità, quindi la risposta è sì, assolutamente sì. Clima DAO, lo conosci? È un altro fork di Olympus DAO, simile a Wonderland anche, quindi sì, lo conosco, ma non l'ho approfondito più di tanto. Per me di quei fork lì l'unico interessante è Wonderland per lo sviluppo e le persone che ci sono dietro. Ma il minimo per le parachain su Binance è sempre 5 DOT? Sai che secondo me su Binance non c'è il minimo, eh? Fammi controllare se c'è nelle FAQ. Allora, vediamo. Mi sembrava di aver capito... Mannaggia, no, non, adesso devo andartelo a cercare di nuovo. Mi sembrava di aver letto di no. Staking rules, rewards, non lo dice. Minimum, vediamo, no, non c'è neanche. Non sai che secondo me non ci dovrebbe essere un minimo su Binance, perché comunque Binance fa da aggregatore. Cioè tu quando lo fai su... ditemelo voi se lo sapete anche, vi ringrazio. Quando tu lo fai con un profilo su direttamente sul contract, sul vault del crowd loan, del prestito della parachain, ci sono dei criteri, ma Binance aggrega tutto e poi fa lui il deposito. Quindi secondo me, ripeto, non ci sono limiti di questo tipo. Poi, Starshark, bel progetto, bellissimo. Hai visto l'airdrop di chi aveva XJoe in stake? Tractor, è una truffa. Guarda, non credo che sia una truffa, perché ne ho visto parlare anche, mi pare, su Twitter, non mi ricordo da chi, ma non l'ho ancora approfondito. Non l'ho assolutamente approfondito. Poi, che flash dump BTC, che se assorbi dump in diretta, pump in diretta. Vince Akala facile, ma Akala non è l'unica che vince. Non, cioè, ce ne sono più di una. Poi, che ne pensi del copy trading su Binance? Ma guarda, copy trading non sono un grande fan, perché io penso che ognuno debba cercare di fare da sé. Cioè, copy trading ti fidi di qualcuno, ma quel qualcuno poi devi conoscerlo, altrimenti è un po' fine a se stesso. Alla fine dell'asta te li cambiano uno a uno, esatto, esattamente. Dove li avete visti i flash dump? Sì, dump infatti è una parolona. Se Bitcoin vi sente che lo chiamate dump, questa candelina di oggi.
un altro po' di liquidati in un minuto, sì, è un flash mini dump, flash crash, mamma mia. Allora, vediamo, andiamo in fondo, è appena uscito il tweet sul claim dei Max. Ah, guardalo qua, il claim come si chiama, del DEX di Eagle, di Elrond. Ti volevo chiedere se tu potessi illustrarci tutte le possibili strategie da adottare una volta che si potranno fare la claim e la possibilità di rendite passive attraverso questo nuovo DEX. Ma lo faremo, dai. Lo faremo, fammi vedere il tweet, già che ci siamo. Twitter, vediamo un po'. Vediamo, vediamo, vediamo. Grande, via Danielone, via, via. Like senza neanche guardare. Tac, tac. E dunque, eccolo qui. Myer DEX is launching. Bene, ma quando, dove, come e perché? November 07. Bene, sul pezzissimo. 7 novembre e 19 novembre il farm. Ho letto bene, sì. Vediamo, vediamo. Sono veramente curioso. Come ha reagito a proposito Eagle? Ha pompato? Ha pompato, assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordate il nostro setup qua? Tac. Vedete come è stato rispettato millimetricamente. I nostri vecchi top hanno creato una zona di liquidità che è stata brutalmente abusata durante questa candela del flash dump. Vi ricordate il flash dump della settimana scorsa? E poi assorbimento e prosecuzione rialzista. Adesso è messo molto bene Eagle, tra l'altro, guardate. Tac, tac e tac. Molto, molto bene. Vale la pena seguirlo, sicuramente. Parlaci di Mindclayer o ti odierò per sempre. Ho capito, ve ne parlo, lo giuro, ma non oggi, ve ne voglio parlare bene. È complicato, come non è una shitcoin su BSC che vi dico bel progetto, burn, carità e robe del genere. È complicato, è complicato. Allora, che ne pensi di Secret Network? Sai che me l'avete nominata in tanti, quindi credo che ci darò uno, che me la sono segnata anche quella da studiare. Io mi ero informato un po' su Akala, anche loro prevedono di rendere liquidi i DOT bloccati per 2 anni, semplicemente mintando LC DOT che si potrà usare poi in vari modi. Che ne pensi di Akala? Akala prevede, infatti, se non erro, proprio un liquid staking al suo interno, cioè avete presente Lido, ad esempio, no? Che vi permette di mettere in staking Ethereum su Ethereum 2.0 e vi dà STETH. La stessa cosa è parte del progetto di Akala. Akala a me piace molto, è una di quelle che sto seguendo di più e ieri infatti ne ho parlato tra le parachain con più potenziale sul mondo Polkadot. E non sapevo questa cosa, sinceramente, che volessero anche fare loro questo staking liquido, cioè staking inteso come prestito nel crowd loan. Buono a sapersi, c'è da vedere poi quale sarà il derivato liquido più efficace ed efficiente tra i due. Sono curioso. E avevi ragione sull'IDO di Solende, è successo esattamente che la balena 30 minuti dalla scadenza ha ritirato 80 milioni, ma è un classico, ragazzi, è un classico. Era successo con, come si chiama, con Mango, era successo con Parrot. Io non partecipo infatti a quelle IDO lì perché non mi piacciono nemmeno un po'. Analisi di Solana, andiamola a vedere, Solana molto bene, Solana molto bene. L'unico giorno in cui ha performato male era il giorno dei whale game, cioè ridiamoci su. Ha fatto questo pattern anche lei di inversione, tac, tac e tac, e adesso sembra aver rotto anche quest'ultima resistenza a 36.000 e sembra voler andare ad attaccare molto presto i massimi. Vedete, aveva fatto questo pattern qui di, come si dice, correzione molto forte, perdita del questo cluster, era il supporto di riferimento, una deviazione qua sotto perché ha perso il cluster, ha fatto un po' di cose qui e poi pam, è ritornata su. Questa si chiama deviazione, cioè un movimento che si rivela falso. Una volta tornato su, ha stornato senza andare a ripescare dalla liquidità dove l'aspettavo io e poi è ripartita, quindi niente, mi ha lasciato a bocca asciutta, ma assolutamente ben messa. Luna, andiamola a vedere pure Luna, molto bene anche lei. Ah, guardate che bello, se fa questo reclaim Luna, molto bene. Vedete che c'era bisogno dell'acqua ghiacciata?
fondamentale l'acqua ghiacciata, mamma mia, reclaim, bam, qua sopra. E nel caso in cui va a chiudere per bene da queste parti, poi la si può aspettare per una posizione speculativa così. Ma il mio pack non cambia, non è mai cambiato, sapete come funziona. Video sulle varie IDO, quali IDO? Non le seguo molto, a dire il vero, mi spiace. Che ne pensi di VRA? VRA me la son segnata da una vita da approfondire, lo farò prima o poi. E poi volevo chiederti, quindi finalmente entri in DOT, per me vince Moonbeam, perché dopo quello che ha fatto Moonriver ha sicuramente un trascorso importante. Dunque, io DOT non ho ancora pianificato un eventuale entry, ma stavo pensando di cambiare qualcosa nel mio portafoglio. In particolare non volevo più il DeFi Pulse Index, perché nel DeFi Pulse Index ci sono dentro delle piattaforme che, cioè nell'indice complessivo c'è dentro della roba che non mi gusta più di tanto, cioè tra tutto il mare magnum che c'è sopra preferisco altro nel settore DeFi, per quanto voglio investire in DeFi. E riguardo le chain alternative, Polkadot la sto tenendo d'occhio, però ancora non mi sono convinto ad entrarci, magari lo farò. Entrerò invece, cioè credo che proverò a fare, però con un'ottica più speculativa, le aste delle parachain, ma ripeto, ottica speculativa più di medio termine, ecco, non orizzonte temporale più infinito. Poi cosa ne pensi di Serum? Il grafico mi piace molto, ma guarda, Serum è il DEX, cioè la liquidità del mondo Solana, dei DEX su Solana. Il grafico, andiamolo a vedere, non è che sia proprio splendido, a dir la verità. Anche se sul lungo termine potrebbe essere una cosa di questo tipo. E i low in effetti sono belli crescenti, tac, tac, tac. E se questo lo fosse, ci si potrebbe azzardare a una posizioncina speculativa. Mannaggia. Se questa fosse una W, andare a fare un entry con stop loss sotto i minimi potrebbe non fare neanche schifo, visto che se continua questo pattern, poi di spazio ce n'è. Se continua, ripeto, a fare questo gioco qui. Da tenere d'occhio. Luca, puoi fare un video sui token apparentemente più affidabili appena usciti per fare gambling? Ve lo potete scordare. Non lo farò mai e poi mai. Perché altrimenti poi voi fate ape-in, io vi conosco. Non lo facciamo. Cosa ne pensi di Cadena? Ho visto qualche tweet e mi chiedevo cosa fosse. Guarda, siamo in due, sai che la mia ignoranza a volte non ha confini e questo è uno di questi casi, te lo dico con estrema sincerità. Cadena, eccola. Andiamo a darci un occhio. Un layer 1, bene, un altro. Ci sarebbe da darci un occhio. Fondata da JP Morgan e SEC, molto bene. No, scherzi a parte, è da darci un occhio, la devo approfondire. Non la conosco, lo ammetto, non la conosco, follow, facciamo così. Cominciamo da qua. Poi, pensi che l'annuncio della Fed sul tapering influenzi negativamente le cripto? Guarda, bella domanda, sono proprio curioso di vedere come le influenzerà. Teoricamente dovrebbero abbassare un po' gli stimoli, ridurli se non eliminarli, quindi non so che contraccolpo può avere sull'azionario e sugli asset non liquidità, ecco. Lo vedremo, è difficile da prevedere. Cioè, con le cripto non dovrebbe centrare molto. Io la vedo peggio per l'azionario che ha vissuto degli stimoli fino adesso, quindi. Su Secret Network verranno messi in vendita degli NFT da parte di Quentin Tarantino con spezzoni inediti di Pulp Fiction. L'ho letta sta cosa, figo! È su Secret Network, quindi non lo sapevo. Domanda per Delta Neutral: a che punto conviene chiudere e riaprire anziché continuare ad aumentare la copertura dello short? Allora dipende, perché bisogna fare attenzione al loan to value soprattutto, cioè
a non farsi liquidare. L'importante sul delta neutral è non farsi liquidare, e quindi se il cioè ci sono due alternative, no? Quando un asset su cui sei delta neutral inizia a crescere, il tuo short va un po' in sofferenza, quindi devi aumentare lo short in questione, il che vuol dire aggiungere capitale allo short farm e aggiungere però anche capitale al long per essere delta neutral. Se questo supera, diciamo, la soglia di capitale che tu volevi allocare a quella strategia, allora forse conviene chiuderla ed eventualmente poi riaprirla ribilanciando le due posizioni. È anche quella un'alternativa. Non vedo l'ora che faccia tutto Nexus, sinceramente, a breve farà tutto in automatico. Allora, cosa ne pensi dei token calcistici? Se parli dei fan token, non sono un fan, scusate il gioco di parole, perché li vedo super speculativi, super super speculativi. Poi bene, io ho pagato per usare il bot Royal Q da 3 giorni e non c'è stato un singolo momento che sia stato in positivo. Complimenti, bravo Royal Q. Allora, in bull market pieno in negativo, molto bene, ma in più hai pagato, in più magari scamma, quindi lontani proprio come la peste da questa cosa. Dunque, ma questa blockchain fork di Solana chiamata Velas, hai visto qualcosa? Ultimamente è molto citata. Mamma mia, ma dove ho vissuto fino adesso? Dove cavolo ho vissuto? Velas. 12 dicembre 2020. Mamma mia. Ha lanciato il suo primo DEX. Wagyu Swap. Benissimo. APR 19.000%. Tutto regolare. Ragazzi, facciamo così, me la salvo, me la segno sui compiti a casa e ne parleremo. Meno male che ci siete voi, io lo giuro, meno male. Analisi grafico Ripple, ma sì, dai, ogni tanto è giusto dare un occhio anche a lui. Eccoci, è il solito grafico che non toccherei, diciamo. Quanto è brutto il grafico di Ripple nel tempo, tra l'altro. No, scherzi a parte, rimanendo nell'ultimo periodo non mi piace, dai, a questo andamento, sempre questi massimi tutti decrescenti, così, tac, no, non mi piace nemmeno un po', ad essere sincero, no, non ci vedo niente di interessante. Luna si è ripresa, hai visto, ma non mi sembra che si sia mai lasciata andare più di tanto. Perché insomma sembra che poi ha fatto il lower low, quindi attenzione, perché magari continua a ritracciare contro Bitcoin, contro USD, spinge come un toro. I token derivati dalle parachain a cui si può partecipare tramite Binance saranno accreditati sul portafoglio Binance e scambiabili sempre su Binance? In che senso? I BDOT penso che siano inizialmente solo su Binance, o altrimenti li cambi e li porti fuori, anzi li potrai portare fuori, magari saranno token su BSC, quindi li potrai portare su Pancake, però i token invece che ti danno le parachain, no, sono i loro token, quindi li puoi portare dove vuoi. Ciao Luke, conosci qualche modo per mettere Solana in Earn su Anchor? Dunque, adesso che non c'è ancora l'integrazione con Bisol, direi che l'unico modo è usare qualche piattaforma di lending come Larix o simili. Andiamo a vedere Larix o Port, vediamo quale conviene. Con Larix, come al solito, fai i capricci. E comunque, per spoilerarvi quello che vi sto per dire, eccolo. Andarlo a mettere, ah guarda, anche MSOL, figo questo. Quindi il giochino potrebbe essere Solana staking MSOL, quindi MSOL che ti guadagna interesse, MSOL su Larix che ti va a dare il 4,9 più 2 più 2, o no, ho il totale questo già, fammi vedere, supply APY 2,65, c'è quel quadra che non cosa. Allora, 2,31 più 0,3112
Più 4, 6, 3, 2, 5, 3, 8. No, mi sa che è il totale. 4, beh, comunque, anche se fosse il totale, 4,87% più lo staking liquido, lo collateralizzi, prendi in prestito una stable, anche se insomma, non è proprio basso il costo, la stable la cambi in UST su Terra e la usi su Anchor. Non hai messo direttamente Solana su Anchor, l'hai messo collaterale per ottenere una stable da usare poi per farmare, per ottenere la rendita su Anchor. Mentre su Port volevo vedere se c'era, beh, però qua me lo carica magari domani, volevo vedere se c'erano degli APY più convenienti. Comunque questo può essere un metodo. Poi, vediamo. Dunque, quali coperture e assicurazioni ti senti di consigliare nel mondo DeFi per le diverse chain? Pensi possa valer la pena farci un video dedicato? Allora, non l'ho mai fatto perché è molto complesso come tema e non vorrei che poi venisse preso con leggerezza. A me piacciono molto Insurace, Unslash the Finance, mi pare che si chiami, e poi c'è il classico Nexus Mutual, sono le tre che tendenzialmente preferisco. Ultimamente Insurace sta spaccando, sta dando dei prodotti molto molto interessanti. Analisi Harmony, andiamo a vedere mentre mi carica Port, se mai me lo caricherà. Harmony molto bene, no in realtà, perché ha fatto questo sul settimanale questa candelina che è una cosa orribile, guardate che shadow. Sul daily invece che cos'è di bello? Ma ha perso questa zona che era una zona di liquidità che sembrava un bel supporto e qua ha provato a recuperarla con assorbimento, il che non è che mi faccia impazzire come cosa. Aspetterei di vedere dove va a cercare il low, se il low è più basso o se il low è qua. E poi eventualmente qui c'è un'altra zona liquida che se superiamo potrebbe essere base per un'operazione speculativa. Analisi mana, mana BTC. Eccoci. Cosa devo dire? Non lo so. Allora, sulle 4 ore c'è questo pattern che, vabbè, però è totalmente iperesteso, dai, come si fa? Come caspita si fa? Ed è un pump, tra l'altro, guidato dalla FOMO dei metaversi, no? Non mi fa proprio impazzire come cosa, devo essere sincero, quindi, bah, non credo che ci aprirei una posizione. Allora, amici miei, è il momento di dare un occhio anche a Bitcoin. Assolutamente sì, Bitcoin, vediamo. Secondo te il calderone prosciugherà il volto su Anchor? Guarda, questa è una bella domanda, una gran bella domanda. È il mio unico dubbio, perché ho paura che andando appunto a farmare così tanto, non avendo borrow dall'altra parte, vado un po' a sbilanciare e prosciugare le riserve. Sono curioso di vedere come andranno a puntare su questo eventuale problema. E poi DeFi Pulse Index e Metaverse Index sono solo su Ethereum, sì. Sono solo su Ethereum, è quello proprio il loro limite principale. Proprio questo, proprio questo. Allora, andiamo a vedere Bitcoin, tac. Bitcoin, guardate questo, il flash dump sull'ultima ora, ma a parte quello, sul daily c'è soltanto una cosa da dire, che stiamo lateralizzando all'interno di questo range vicino ai massimi, tac, sopra i vecchi massimi in realtà no, perché il vecchio massimo è qua, però proprio nella zona dei vecchi massimi, quindi è molto bullish come struttura. Guardate l'ultimo movimento, i massimi e i minimi tutti crescenti, poi abbiamo cozzato qua sui 66.000, siamo rimasti qua sotto, ci stiamo muovendo tra supporto 58-60.000 e resistenza 64-66.000. E quindi questa ha tutta l'aria di essere un'accumulazione. Vale sempre il solito discorso dell'entry in caso di ritracciamento qua sotto, entri in questa zona di liquidità che è assolutamente un bel trampolino, no? Sul quale finora sta pescando per rimbalzare,
e sotto ipotesi chiaramente di prosecuzione rialzista. Non c'è altro da dire, tutto ciò che abbiamo visto anche nelle scorse analisi. Questi assorbimenti, ogni qualvolta facciamo un piccolo dampino lì sotto, non fanno altro che sottolineare quanto ci sia domanda ora come ora e quanto sia più probabile una prosecuzione rialzista che poi un effettivo ritracciamento. Vi ricordo che lo scenario bearish si avrebbe solo in caso di perdita del low a 40.000, quindi in caso di lower low. Questo per capire le probabilità dei due scenari, ecco, delle due contropartite. Andiamo a dare un'occhiatina. DOT si sta alzando nel frattempo. Andiamo a vedere DOT. DOT. Guardate che meraviglia DOT, che ha fatto proprio il rimbalzino qua. Anche qui avevamo osservato questo livello, no? 76-78 mila, che è, penso, sul settimanale anche, sì, guardatelo, ma anche sul daily si vede. È la zona di liquidità qua in passato, zuccata qua, breakout, candelina di pausa ieri con tanto di rimbalzo. Oggi di nuovo rimbalzo da assorbimento, quindi si sta dimostrando una zona di domanda. Ci stava lì l'entry effettivamente, ma l'avevamo visto secondo me per tempo. Ethereum BTC, eccolo. Ethereum BTC continua a ritornare verso il range high. Vediamo un po' come si comporterà lì. È sempre all'interno di questo giga range, questo è un po' il suo intervallo ora come ora, e sarà curioso vedere come si comporta. Per adesso ha bottomato qui sotto, ha fatto questa W con breakout e retest pure, ma è sempre interno al range, quindi stiamo parlando di movimenti veramente di breve. Adesso andiamo a vedere come approccerà alla zona qua 78-80.000, cioè 0.0708, e se la romperà, perché se la rompe, ragazzi, veramente dopo un consolidamento del genere, un breakout, poi magari è la volta buona che davvero flippa Bitcoin. Non fatevi sentire dai massimalisti, che sennò mi vengono a cercare. Amici, io che dire, vi ringrazio un sacco, le tue parole sono più difficili dell'arabo. Ragazzi, io tra poco, non manca molto ormai, ho quasi finito di imbastirlo, arriva il corso di DeFi per principianti, non è che faccio finta e poi non ve lo do. E per il resto ci sono delle playlist sul mio canale dedicate ai neofiti, io vi consiglio di darci un occhio, perché lì spiego un po' di ABC, ecco, quindi un occhietto vale la pena darcelo. Cardano, andiamo a darci un occhio visto che me lo chiedete, eccoci. Cardano, guardate, è qui su una bella zona di domanda. Sembra aver fatto un rimbalzino, ma secondo me non è sufficiente. Cioè, ce n'è da dimostrare prima di farmi venire voglia di comprarlo. Quindi per adesso sto a guardare. È un rimbalzo su una zona di supporto, sì, però prima di andare a invertire questo downtrend, che è una batosta folle, ce ne vuole ancora. Amici, io con questo vi faccio un carissimo saluto, vi ringrazio di nuovo di avermi seguito fino alla fine. Ragazzi, mi spiace per la visuale, che tra l'altro è uscendo una luce che veramente dovrei lavorare un po' sulla qualità del video, me ne rendo conto, ma prima o poi avrò tempo anche per quello, giuro. E basta, dai, vi saluto, noi ci rivediamo domani. Il video lo vorrei far uscire, anche se parto domattina, che sarò già a Lisbona domattina, se riesco faccio uscire, che l'ho già preparato un pezzo, lo faccio uscire domani, così si resta sul pezzissimo. E per il resto, ragazzi, io vi saluto, ci sentiamo comunque sugli altri canali, posterò magari qualche storia su Instagram, qualche tweet, quindi seguitemi anche da lì per essere super sul pezzo, e poi lunedì si riparte con l'acceleratore, con tanti nuovi contenuti. Amici, detto questo, di nuovo vi saluto, vi auguro già un buon fine settimana in anticipo, visto che non ci vediamo live, e state sempre comunque sul pezzo, e ci aggiorniamo anche per le aste delle parachain, dai. Bene, ciao di nuovo e alla prossima.